Gara che si disputa in uno stadio gremito, c'è veramente grande attesa per questo match. Un saluto da Piero Gipardo e Daniele Adani. Se state cercando una partita alle emozioni forti, beh, credo che ci siamo proprio. Bello, tutto da seguire tra Mad Lads e Lions. Il calcio è la nostra passione, è la nostra ragione di vita, Pier. Ma cosa vogliamo? Non trattiene? Occhio alla possibilità. Gioco fermo, c'è la posizione irregolare, corretta la chiamata dell'assistente. Non ha fatto in tempo a rientrare dal fuorigioco, il compagno doveva aspettare un attimo e effettuare il passaggio. Riconquistano bene il pallone qui. Lucas. Guerra. Agüero. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Gran palla. A metri lungo l'out. Cerca il secondo palo. Non riesce a liberare. Palla ancora buona. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. Toni avanza sulla tre quarti, la manovra interrotta senza problemi. Guerra a Luco. Lucas. Bravo il difensore che ferma tutto. Guerra. Recuperano bene palla. Palla riconquistata dalla squadra avversaria. Supera l'avversario. 1-0, primo gol fondamentale. Ora vediamo se reagirà. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Bravissimo qui il difensore che recupera. Prova a rendersi pericolosi. E il portiere recupera il pallone. Facciamo gli auguri a Maria Teresa e a Giuseppe per il loro 50° anniversario di matrimonio. Lucas. Sardo. Guerra. Toni. Grande intervento che sventa un'azione molto pericolosa. Palla lunga a centro area. Cristian, cross al centro. Non un buon lavoro difensivo qui. Fritz. Cristian. Buon movimento di squadra. Palla che è uscita. C'era una buona marcatura su di lui. Recuperano bene nella tre quarti avversaria. L'arbitro dice che c'è il vantaggio. Traversone al centro. Ci ha provato lì in testa, ma grande reattività del portiere. Guerra. Percetta palla, nuova possibilità.
Buono qui l'intervento del difensore, sarà fallo laterale. Punito qui con il giallo l'intervento precedente. Recupera palla e può impostare. Lucas. Sardo. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Ultimi giri di lancetta in questo primo tempo che volge a termine con la squadra di casa in vantaggio. Partita che sfugge ad ogni pronostico, Pier, e il risultato è lì in bilico. Un solo gol di vantaggio al giorno d'oggi non dà proprio alcuna certezza. Per vincere dovranno lottare su ogni pallone fino al triplice fischio. Questa è la mia impressione. Avanza verso la porta. Recupera bene questo pallone. Prova a salire. Lascia partire il traversone. Sventa il pericolo qui. Controlla il possesso del pallone. Attenzione, pericolo! Sembrava già dentro, decisiva qui la deviazione. Aspetta la minaccia sul cross. Ci sarà calcio d'angolo per i Lions. Hanno a disposizione un altro corner. Corner battuto in mezzo. Finisce in questo istante la prima metà di gara e vedremo cosa ci offrirà il secondo. Seconda frazione che è iniziata con i Lions costretti a rincorrere. Occhio al suo movimento. Tentativo che finisce tra i guanti del portiere. Si riprenderà con un fallo laterale. A Lucco. Lucas. Agüero. A caccia del gol del pari. Vediamo che dice l'arbitro, ha interrotto un'azione pericolosa. Arriva il giallo per questo intervento. Deve stare attento ora se vuole finire la partita. La tocca a rasoterra. Non concede nulla all'attaccante. Giordano la mette in mezzo, sta per farne un altro ma il portiere ha detto di no. Lui si è lasciato sorprendere negandogli la gioia del gol. Avrà modo di rifarsi, non deve abbattersi. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo, l'ha messa di poco sopra la traversa sfruttando alla perfezione questo calcio d'angolo. Sbaglia la misura del passaggio, pallone che termina in out. Ottimo il recupero, riconquista palla.
fischia l'arbitro, sarà calcio piazzato. La gioca corta. Guerra. Fanno girare bene palla. Palla recuperata nei 16 metri, grande azione difensiva. La squadra di casa finora ha fatto meno possesso palla rispetto agli avversari. Nonostante questo sono avanti nel punteggio, l'ennesima riprova che nel calcio non sempre supremazia territoriale e vittoria vanno a braccetto. Puoi tenere la palla quanto vuoi, ma se non riesci a finalizzare, a buttarla dentro, serve solo per le statistiche. Mette giù il pallone, occhio al pressing. Il tocco del difensore e dunque calcio d'angolo. Corner in area. Ci sarà un nuovo calcio d'angolo. È pressato, deve liberarsi del pallone. Occhio al cross nel mezzo. Pallone sul fondo, si ripartirà con il portiere. Toni. Contrasto pulito che ferma l'avversario. Norma del vantaggio. Agüero. Brutto passaggio e pallone regalato. Toni. Lucas. Cercano di rendersi minacciosi nell'area avversaria. Recuperano palla grazie all'ottima organizzazione. Non è solo. La mette in mezzo qui. Ma che gol ha fatto! Non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere. Cross calibrato il millimetro, come evidenziato da questo replay. Bisognava solo spingerla dentro. E poi è riuscito a tener botta con il fisico e a concludere ugualmente a rete. Non era facile in quelle condizioni. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. L'attaccante non arriva, palla fra le braccia del portiere. Ancora un quarto d'ora da giocare. Vuole un pallone lungo. C'è l'uscita del portiere che interviene ed evita guai. Toni, Sardo, Aluko, Lucas, Agüero. Recuperano bene nella tre quarti avversaria. Occhio alla progressione, può metterla da lì. Prova la botta, tiro ribattuto. Moreno. Agüero. Intervento fondamentale. Si riprenderà con la rimessa laterale. Prova col lancio lungo. Occhio al rimbalzo e la mette dentro. Sulla ribattuta ha trovato il tocco giusto.
gara che sta per finire e a quanto pare c'è una distanza insormontabile. Intervento perfetto in scivolata. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Era fallo, ma c'è il vantaggio. Toni ferma bene l'avversario, può ripartire. Possono ripartire, attenzione. Hanno perso palla, è sfumato il contropiede. Il recupero sarà di 3 minuti, così ha deciso l'arbitro. Non fischia l'arbitro, c'è il vantaggio. La difesa spazza via il pallone. Buono il pallone recuperato. Così può bastare, fischia l'arbitro, vittoria per la formazione di casa. È un successo questo che non ammettere. Una prestazione più che convincente che lascia ben sperare per il futuro. Il tecnico può essere davvero soddisfatto.